Welcome to Solferino 2021. And on the notes of the piano of international composer Francesco Tascaiali, please welcome our volunteers who have accomplished a bike tour from the city of Turin to Solferino, riding their bicycles for 600 kilometers across 8 regions and involving 40 committees to join us in this celebration here in Solferino, wearing on their shirts the 7 principles. We invite them to light our braziers. Humanity, the International Red Cross and Red Crescent Movement, born of a desire to bring assistance without discrimination to the wounded on the battlefield, endeavors in its international and national capacity to prevent and alleviate human suffering wherever it may be found. Its purpose is to protect life and health, to ensure respect for the human being. It promotes mutual understanding, friendship, cooperation, and lasting peace among all people. Impartiality. It makes no discrimination as to nationality, race, religious beliefs, class, or political opinions. It endeavors to relieve the suffering of individuals being guided solely by their needs and to give priority to the most urgent cases of distress. Neutrality. In order to continue to enjoy the confidence of all, the movement may not take sides in hostilities or engage at any time in controversies of a political, racial, religious, or ideological nature. Independence. The movement is independent. The national societies, while auxiliaries in the humanitarian services of their governments and subject to the laws of their respective countries, must always maintain their autonomy, so that they may be able at all times to act in accordance with the principles of the movement. Voluntary service. It is a voluntary relief movement, not prompted in any manner by desire for gain. Unity. There can be only one Red Cross or one Red Crescent Society in any one country. It must be open to all. It must carry on its humanitarian work throughout its territory. Universality. The International Red Cross and Red Crescent Movement, in which all societies have equal status and share equal responsibilities and duties. Men of all nations lay side by side on the flagstone floors of the churches of Castiglione. Frenchmen and Arabs, Germans and Slavs, range for the time being close together inside the chapels. They no longer had the strength to move, or if they had, there was no room for them to do so. Oaths, curses and cries, such as no words can describe, resounded from the vaulting of the sacred buildings. Oh, the poor mothers in Germany, in Austria, in Hungary, in Bohemia,
How can one help thinking of their agony when they hear that their sons are wounded and prisoners in a hostile land? But the women of Castiglione, seeing that I made no distinction between nationalities, followed my example, showing the same kindness to all these men whose origins were so different and all of whom were foreigners to them. All honor to these compassionate women, to these girls of Castiglione, imperturbable, unwary, unfaltering, their quiet self-sacrifice made little of fatigue and horrors and of their own devotion. Tutti fratelli, they repeated feelingly. Tutti fratelli. We will now listen to the message of the mayor of Solferino, Mr. Germano Bignotti. Buongiorno a tutti, benvenuti, gentili ospiti e autorità presenti, civili, militari di Croce Rossa, Presidente Rocca, cari concittadini e gentili autorità, ritroviamo oggi con maggiore entusiasmo rispetto a quella dello scorso anno la manifestazione Solferino 2021. Lo svolgimento in forma virtuale e forzatamente con la limitata partecipazione di pochi volontari e delle autorità ci fa rappresentare uno scenario molto diverso da quello che amiamo, da quello che da tanti anni ci appassioniamo a vivere, la fiaccolata da Solferino a Castiglione. Tuttavia, l'emergenza sanitaria e sociale che viviamo ormai da un anno e mezzo ci costringe a limitare contatti e aggregazioni, speriamo tutti ancora per poco, ma non ci può far dimenticare i valori per i quali siamo qui a Solferino ogni anno. È una gioia rivederci qui, al Memoriale di Solferino, luogo simbolo della storia di Croce Rossa e, in maniera virtuale, incontrare i tantissimi volontari che ci vedono da ogni parte del mondo pensando a quello che qui accadde. Su queste colline, 162 anni fa, giovanissimi combattenti dell'esercito franco-piemontese si fronteggiarono con quelli dello schieramento austro-ungarico nella battaglia più cruenta del XIX secolo. Dalle strazianti sofferenze dei feriti, il ginevrino Henri Dunant ebbe la geniale intuizione della Croce Rossa, ora patrimonio nostro e dell'intera umanità. E da allora è davvero calzante il motto di quest'anno: tieni accesa la fiamma. In questo difficile frangente il nostro compito è proprio questo: tenere accesa la fiamma simbolica della testimonianza dei principi di Croce Rossa e del messaggio di Dunant. L'intuizione di Henri Dunant portò un cambiamento epocale, che ha rivoluzionato il concetto di soccorso e di aiuto, prima in luoghi di guerra e poi, grazie all'operato della Croce Rossa, anche in tutte le situazioni di emergenza e bisogno. L'anno e mezzo che abbiamo trascorso, con tutte le grandissime difficoltà attraversate, con le perdite di vite umane che hanno drasticamente segnato una generazione, ha coinvolto istituzioni civili, enti sanitari, associazioni, volontari, che hanno dato dimostrazione di impegno, generosità e coraggio, divenendo preziosissimo aiuto per coloro che erano malati o in difficoltà. Qui, dove nacque l'idea della Croce Rossa, voglio ricordare con stima e affetto medici e sanitari in genere che tanto si sono prodigati per il prossimo. Al loro fianco, tra i primissimi, i tanti volontari di Croce Rossa, che hanno operato incessantemente, declinando nei fatti il principio del tempo della gentilezza. Lo stesso lo abbiamo visto fare anche dal Comitato Locale di Croce Rossa di Solferino, un piccolo esempio di quanto la Croce Rossa ha fatto e sta facendo in Italia e nel mondo. Per ultimo, lasciatemi ricordare proprio qui, dove sono morti tanti giovani, anche le persone che purtroppo hanno perso la vita in quella che non è stata una battaglia d'armi, ma una battaglia contro un nemico invisibile. A differenza dei giovani combattenti, la maggior parte di loro erano persone anziane, che costituivano un patrimonio di memoria e conoscenza per la nostra comunità. La vostra presenza qui oggi è tuttavia il simbolo dei valori che sono custoditi e della convinzione che, oggi, tutti dobbiamo avere di poter guardare con fiducia e positività al futuro.
Viva Solferino e viva la Croce Rossa. Let's now listen to the message of the President of the Committee of Solferino, Mrs. Leda Mazzocchi. Buongiorno a tutti e grazie, grazie della vostra presenza. Siamo a Solferino, al Memoriale Internazionale all'Idea di Croce Rossa. Il memoriale è un luogo mitico. Su questo terreno sono morti migliaia e migliaia di uomini. Come dirà Marie Dunant, non dirà mai di soldati. Erano presenti 300.000 uomini. Uomini che avevano a casa mogli, madri, figli, che soffrivano ed erano in pensiero per loro. Scriverà Henri Dunant un ricordo di Solferino e spiegherà nelle sue memoirs un ricordo, il ricordo del dolore di Solferino. Dolore che in questi ultimi giorni, ma in quest'ultimo anno, tutti abbiamo provato e quindi abbiamo compreso, essendo toccati più o meno, cos'è veramente il dolore, la rinuncia alla libertà, alle cose abituali, non avere la possibilità di fare quello che una persona vuole fare, vuole essere libera di fare, essere soli, tanto dolore, quante guerre ancora oggi come quella di Solferino, ancora tante guerre e io ne soffro sempre tanto e quando parlo col presidente gli dico quante guerre ancora, quanto dolore e quindi io sono particolarmente commossa e contenta oggi perché voglio dire sempre grazie, grazie a tutti questi volontari meravigliosi e ho detto prima col presidente io li adoro tutti i volontari perché sanno gettare davvero il cuore oltre l'ostacolo, perché abbiamo dato tutti i volontari hanno dato un esempio meraviglioso. E c'è stato un volontario che mi ha detto, Henri Dunant sempre di fianco, ed è così bello. Noi abbiamo il nostro presidente di fianco, che ci guida, che ci aiuta, che ci consiglia. Avere qualcuno che ci è vicino, che sappiamo che riconosce quello che facciamo e ci guida e ci aiuta, è un dono veramente prezioso. Quindi da questo luogo io chiedo a tutti davvero vicinanza, amore, sempre come l'avete dato, non solo in questi giorni, ma da sempre. Quindi grazie, ancora grazie davvero a tutti e davvero chiedo anche pace, perché c'è troppa guerra ancora. Ci sono ancora bambini nei corridoi umanitari, bambini che arrivano a Lampedusa o nei vari punti soli, senza la mamma, senza qualcuno. Aiutiamoli davvero, lo chiedo con tutto il cuore. Grazie, grazie a tutti. Please welcome now our President of Italian Red Cross and of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Mr. Francesco Rocca. Grazie davvero, grazie Sindaco per le sue parole, per la sua presenza, sempre ci ha accompagnato in questi anni, ricordo la mia prima Solferino, da allora è stata una strada comune. Leda, grazie, grazie per queste parole meravigliose, grazie per il tuo esempio, per la tua dedizione, per la tua passione, per l'amore incondizionato verso la Croce Rossa e anche un grazie particolare per essere un po' da guida ai tanti volontari che arrivano in questi luoghi, arrivavano, ma ritorneranno adesso dopo questo periodo così difficile del Covid. Parlerò un po' in italiano, un po' in inglese, perché ci seguono da tutto il mondo e we speak a bit in Italian and a bit in English just because we are connected all around the world, 192 national societies are following us live on the social media channel of the International Federation and I'm very proud of it. So I apologize if we speak in Italian, but of course this is a moment also of the Italian microphone. Maybe, is it working? Okay, fine. Yesterday,
Unfortunately, we received a very, very sad news coming from Ethiopia, coming from Tigray. Three humanitarian workers of Medicine Sans Frontières, Johannes, Tedros, and Maria, have been killed on the line of duty. And I thought that this is the right place to honor them, to honor their sacrifice, and trying to help those who are victims of one of the worst crises that the world is living now, a forgotten crisis, one of the too many forgotten crises on which our volunteers, wherever they are trying to bring relief, to offer their hand. Unfortunately, not always the international community is able to fix. So when the humanitarian workers are alone, not supported, these are things that unfortunately happened and they shouldn't. So I ask you, to all of you, I ask to stay 1 minute of silence to remember them, to honor Johannes, Tedros, and Maria, but also all the volunteers that died on the line of duty in serving their communities, even in this difficult period. So, 1 minute of silence, 1 minuto di silenzio per ricordare Johannes, Tedros e Maria che sono caduti ieri in Tigray, volontari, operatori di Medici Senza Frontiere, uccisi ancora in circostanze sconosciute. Un atto barbaro. Questi luoghi ci hanno insegnato la sacralità del ruolo dell'operatore umanitario. Eppure purtroppo. Quindi vi chiedo di unirvi a me in un momento di silenzio. Grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie per essere qua. Un grazie particolare va a Francesco Tascaiali, lo avete sentito, vorrei chiedervi un grande applauso per Francesco perché non soltanto grazie al suo pianoforte ci ha ispirato e ci sta ispirando in questo nostro rivivere solferino, ma Francesco ha fatto un'altra cosa straordinaria che è stata raccontata in tutto il mondo, ha voluto portare la sua musica, la sua arte, la sua ispirazione, ne ha tratto ispirazione per come lui poi ha raccontato anche quei momenti sulle nostre navi quarantena, e salutare in questo momento, cogliere anche l'occasione, Leda lo ha fatto, ma insomma abbracciamo virtualmente, siamo vicini a tutti i volontari, gli operatori che in questo momento sono sulle nostre navi quarantena, svolgendo sin dall'inizio di questa crisi uno dei tanti servizi preziosi a favore dell'umanità. Quindi grazie Francesco, ovviamente grazie Veronica per la lettura appassionante di quel brano del Souvenir da Solferino. E poi un altro momento. I apologize to the international friends, but we have a little moment here in Italy because this is the time on which we have also to honor our volunteers, those who have dedicated their entire life in serving the Red Cross and particularly the Italian Red Cross. So just a few minutes in Italian to greet and honor one of our volunteers who is present here, and I'm very honored and pleased that he is able to leave this moment with us. Ci sono dei momenti in cui, e questo è uno di quelli, in cui è importante comunque ricordare il sacrificio, la passione, l'amore, la dedizione del nostro volontariato, delle nostre volontarie e dei volontari. A volte noi lo facciamo attraverso delle onorificenze, attraverso la concessione di onorificenze importanti. Io sono alla guida della Croce Rossa ormai da diversi anni e ho dato diverse medaglie d'oro. Però poi mi sono trovato davanti a dei volontari, dici, ma la medaglia d'oro è abbastanza
per quello che hanno fatto, per come si sono impegnati, per l'esempio e la capacità di ispirare il prossimo. E noi abbiamo una decorazione che io ho concesso al presidente Napolitano, al presidente Mattarella e al segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon. Queste sono state le uniche tre che io ho concesso in tutti questi anni, e oggi però ne voglio concedere una quarta, gran croce al merito della Croce Rossa Italiana, a una persona che mi è particolarmente nel cuore, con cui in questi anni ho lavorato fianco a fianco, che è un esempio di passione, tenacia, dedizione, amore e sacrificio. Quindi ha rappresentato anche la Croce Rossa Italiana in molte occasioni all'estero e lo ha fatto con onore. È la più alta delle decorazioni della Croce Rossa, la Gran Croce. È la prima volta che io la concedo non a un capo di Stato, ma per me è come se lo fosse, per il suo esempio. Per cui chiedo a Rosario Valastro ovviamente di affiancarmi e di leggere la motivazione e il nome del volontario a cui concederemo la Gran Croce in questa data. In segno di viva e tangibile riconoscenza per l'eccezionale impegno profuso in oltre 50 anni di esemplare servizio, sia come volontario che come presidente del Comitato Regionale della Toscana, contribuendo alla divulgazione degli ideali della Croce Rossa, dando lustro all'associazione, dimostrandosi fulgido esempio per la sua grande abnegazione e per il suo spirito di attaccamento non comune ai valori della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. La lungimiranza, la generosità e l'altruismo ne hanno caratterizzato il tratto, specialmente sulla sfera internazionale, rappresentando orgogliosamente la Croce Rossa italiana in molteplici luoghi nel mondo. Il presente riconoscimento vuole essere segno della gratitudine di tutta l'Associazione della Croce Rossa Italiana per il prezioso operato svolto con amore, dedizione e grandissima sensibilità alla luce dei principi fondamentali cui si ispira il Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. E per questa motivazione il Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana conferisce motu proprio la Gran Croce al Merito al volontario Francesco Caponi. Desidero ringraziare il Presidente nazionale e tutto il Consiglio direttivo per questa onorificenza che io aspettavo, ma non certamente non chiaramente dichiarato. Sicché io sono particolarmente emozionato e credo che questa cosa debba essere il risultato di tanto lavoro. Buona domenica e buona serata a tutti. Credo che
dare in questo luogo ha un valore e un significato particolare, tra l'altro può essere insomma uno spunto anche per il futuro di utilizzare questa data anche per conferire le onorificenze più importanti della Croce Rossa anche in futuro, per il luogo, per quello che rappresenta. Just few words now for the colleagues, the volunteers that are following us online. Sorry if we took maybe some time for our Italian part of the ceremony, but I really want to tell to all the volunteers all around the world how proud I am to be the president of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. How proud you have made me in the way you have worked at community level, working within your communities, assisting those who were affected by the pandemic, by the consequences of the climate change, by the natural disasters, the man-made disasters, the wars, the conflict. And I'm thinking now that many are talking about the end of the pandemic. Unfortunately, we are not. We are watching the end, but it's still not the end. And many volunteers are still on the front line. I'm thinking now also in the Pacific Islands, but still in Central America and in South America, in Nepal, in India, in Bangladesh, many in Africa now, unfortunately, numbers are rising once again. And I'm thinking to all of them who are sacrificing their life, their time, the time with their families just to serve those in need. And this is a huge example of how important is the role of the volunteers. Eric Dunant taught about us. He taught about how working in a national society should be. And he wrote these thoughts in this wonderful book that I mentioned in too many occasions, The Memories of Solferino. I really invite once again to use this day to remember those who are not anymore with us, but also to remember this idea, how important it is, and how after 162 years after the battle, is still an idea which is make a very significant difference in the life of many, in millions. We served more than 600 million people as a federation during this crisis, and many more we are serving in the conflicts, thinking in many places of the world, not only Syria, in Yemen, in Mali, in Ethiopia, in Tigray, in many places of the world, too many are still suffering as Leda remembered us as a consequences of the conflict. Brutal conflict, they are not respecting anymore the international humanitarian law. They are not respecting anymore the principles of the humanitarian workers, respecting the health facilities, the health workers. This is really shameful, and still we have to work to disseminate these principles, the idea of a reunion, showing that our flame is still burning wherever. And I was so moved in watching many videos and many messages coming from all over the world, many of you taking this torch, taking this flame alive in your country, in your community. This is why I'm so proud. You are, maybe many of you are tired of the big work that you have done, but I encourage all of you to continue, to keep this flame burning, to keep this flame burning, because this is, means hope for millions. Hope for millions. This is what we are in Italy and wherever in the world. And this is why I'm really moved every time that I come back here, where everything has born. So I really thank you, Leda, you and your communities, your volunteers, for taking care of this place, the place of love, the place of there is this flame burning every day of the year. Also in the care that you take of these wonderful trees, the place, the environment, and so the mood that when we arrive, we feel. And I invite, next year I'm sure, I remember the last meeting in 2019, when we were thousands and thousands. In 2022, I want to see once again thousands and thousands of volunteers gathering here in Solferino, celebrating our flame, celebrating our principles, not celebrating ourselves, but celebrating humanity, because this is what our presence means. So thank you very much.
Thank you to all the volunteers that are following us, that are connecting with us during this ceremony. See you next year. And I really want to thank all the technicians, all those who are supporting from here to the in Geneva, and all the people that are working behind the scenes in a hidden ways during the days to make this event possible. Thank you to all of you.